Bella ragazzi, qui come sempre Zan che vi parla oggi. Sono qui per un live commentary in questa modalità che davvero molti di voi mi hanno richiesto. Spawn a culo, mo' state a vedere come muoio. E vai. Praticamente mi avete chiesto di fare un live commentary in questa. Oddio, sono host! No! Non ci credo! È la prima volta in vita mia che sono host! Oddio, il culo! Cioè, no, seriamente, non sono mai stato host. E quando ho quattro tacche? Voi mi scrivete che sono connessionato, ma in realtà sapete qual è la verità? Che gioco con amici che hanno una connessione molto forte e quindi, avendo una buonissima connessione, danno 4 tacche anche a me, che comunque non sono tacche vere come quando si host. 5. Chi è quello che fa già 6-0? Un mostro! Mostro forte proprio, eccolo lì, quello sta fermo, intanto i compagni lo devastano. Lui deve cambiare arma proprio quando ce l'ho davanti. Poi il bello di questa modalità è che facendomi usare queste armi che non uso mai, proprio orribili, mi ci fa sbloccare magari anche qualche accessorio. Che per carità, le pistole non le uso mai, lo stesso. Però, via, ci possiamo. Cioè, sta partita la devo caricare già solo perché sono host. Se vi state chiedendo, come spesso fate, come spesso mi chiedete, che connessione ho una Lice 7 Mega, che è da denuncia, perché invece di 7 mega me ne arrivano 2, ok, perché sul contratto c'è scritto che quello è il limite, bla 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 bla. Io vi pago quei soldi, mi dovete dare una connessione giusta, non me ne frega nulla se la centrale è distante. Io pago, voglio quello che pago, scusa, Cioè, non ha senso secondo me questa cosa della centralina, che cazzo me frega a me se ce l'ho distante. Allora scrivi nel contratto, per problemi, di qua. Sempre quello, ma io mi vendico. Ma cos'è quest'arma? Cioè, lo scarba, come fa a non uccidere? Boh. Può essere così scarso. Guarda che non uccide, madonna. Tutti che se la vanno a camperare. Aspetta un po'. Lui sta lì. Lui sta lì fisso. Occhio. Allora, facciamo così. Ok, bene. Benissimo, così. Ah, sbuchi l'angolino. E mi faccio uccidere come un idiota. Morto. Cambiamo armi. No, i fucili a pompa no! Io proprio sono un imbecille con i fucili a pompa. A parte perché non li uso mai, ma quello cosa fa? Cosa voleva fare con un fucile a pompa lì? Cioè, scusatemi. Madonna, è impossibile prenderlo. Comunque, allora, non ho argomenti particolari da dirvi in questo commentary. Ma solo niente, che se vi piace questo tipo di video posso farveli nelle altre modalità, tipo un colpo in canna o età della pietra, e poi non so, ce ne sono tante. Quella che volete voi, magari scrivetemela. E alcuni mi hanno chiesto anche un live con lo sniper, lo farò prima o poi, non vi preoccupate. E Cristo. No, con col mirino, scanner MMS, com'è che si chiama? Cioè non. Boh, non capisco perché mettono sta roba nelle armi. Proprio. A parte che è inutile, cioè. Inutile, no, via, ma proprio da noob giocare questa roba, eh. Occhio. Occhio che spawnano un po' dove cazzo gli pare questi. Non ho capito chi ha ucciso chi. Ok, adesso sì. Aspettiamo che escono. No, no. Il mio stile di gioco è pure rushing. Non si campera. A parte che proprio non è che ho lo stile di gioco. Non riesco a camperare. Non riesco a stare fermo, quello è il problema. Problema, via, la fortuna, perché io davvero la gente che gioca camperando non la sopporto, se devo essere onesto, eh. Ve lo dico così, senza tanti peli sulla lingua, perché proprio è la categoria. I camper sono la categoria di giocatori che io più detesto in un gioco, ma proprio non lo so, ma a parte che sono soldi buttati, secondo me, cioè. Ognuno li spende come vuole, zampa. Ognuno li spenderà come cazzo vuole, ma ditemi il senso di spendere 70 euro per stare fermo in un angolo. Vado a giocare a nascondino, allora scusa. Anche più salutare. Però, vabbè. Ognuno fa quello che vuole. Tutti con queste frasi. Mamma mia, eh. Quello proprio se la spassa lì dietro. Si è messo dietro il bancone. Adesso gli vado lì, faccio. Scusa, mi servi un Campari? Un Martini? Ti prego, ho la gola secca. In effetti è vero. Devo bere, bere, sì, mi ubriaco. Ah, occhio. Mamma mia, cioè, vedete, guarda quando uno è host. Guarda, madonna, perché queste robe non le faccio quando non sono host? Perché non sono host. Mamma mia, è troppo facile giocare quando sei host. Se mettessero dei server dedicati su sto gioco,
Cioè, non dico che a me non piace la connessione, perché in questi giorni davvero mi sta andando bene. Però, cioè, dico solo che è una roba un po' triste, perché come si fa a non mettere i server dedicati quando magari Battlefield ce li ha già o tutti ce li hanno? Non lo so, cioè, non ha senso. 35-13. Gameplay! Mamma mia, tutti alle spalle, oh. Dai, vittoria di Zamp, 36-13. E direi che visto che sono host, perché non approfittarne? Si può fare un'altra partita? E perché la killcam è di questo? Dai, su che devo andare da mia nonna, veloce. Ah, e ragazzi, sapete che facciamo? Io adesso vi saluto, ci risentiamo appena inizia il prossimo round. Bella. Ok ragazzi, eccoci qui tornati. Carrier, sì, l'avete visto anche voi, Carrier, infatti stanno uscendo tutti perché sta mappa è davvero orripilante. E se magari entrano due piccioncini che non sanno cosa fare, riusciamo a partire, se no facciamo così, tanto che devo fare se non parte? Ok, no, overflow no, è Carrier. Perché ci deve essere sempre Carrier? Io è quello che non capisco. Ogni volta che devo fare una partita, solo che adesso ho perso l'host, vabbè, tanto no. Era una cosa che non poteva durare, no? Non posso essere host per più di una partita ogni 2 anni, quindi ne ho approfittato e via, come è venuto, questi, wow, sono quello di livello più alto, terzo pre secondo prestigio sono, sì, sono il secondo prestigio. Dai, che palle, continuano ad uscire, non partirà più. Stand off, vai, bella mappa. Stand off, devo dire, mi piace abbastanza. Sicuramente tra una delle mie preferite, anche perché c'è qualche mappa che è davvero scena, Carrier. Poi altre mappe scene, non so, non mi viene in mente. Ah, comunque, ho visto che il commento in inglese vi è piaciuto davvero tanto e mi dispiace per i soliti coglioni. Ah, ti hai ripreparato il discorso di qua di là, non mi ero preparato nulla, anche perché altrimenti non avrei fatto tutte quelle ripetizioni che invece ho fatto. You know, sì, you know, ho capito che ho detto you know, è inutile che me lo scrivete 100 volte nei commenti. Ma se siete tanto bravi, cioè, vi sfido a fare una cosa del genere, perché cioè, non voglio mica vantarmi, cioè, ho fatto questa cosa, oh, sono un madrelingua, quindi Cristo. Ma che cazzo? Ah, è l'M8! Io stavo pigiando tutto al massimo per fare automatico, invece nulla da fare. Mi dicono comunque dalla regia, no, mi dicono seriamente che l'M8, quando ci si mette il fuoco, quello lì alternato, rapido, come Madonna si chiama, diventa bestiale, tipo come la CR dei vari altri COD, e non ha praticamente rinculo, quindi questa cosa sarà da testare. Peccato che ci vogliano anni a sbloccarlo. Merda. No, i fucili a pompa, Madonna, li detesto. Che palle, sempre quei fucili a pompa, sono fissati. E poi non muoiono, cioè, gittata troppo corta. Attenzione, attenzione. Vabbè, sbaglio. Madonna, siccome non li uso mai, non c'è nemmeno il senso della misura, quanta distanza uccide o arriva il colpo, non lo so, quindi cioè, da questa distanza tipo dovrebbe arrivare il colpo. Ma cioè, ce li ho. No, il mio epic fail peggiore, mamma mia, non ho mai fatto un fail così grosso. O forse sì, ma non ne ho memoria. Dai, che palle, su, switchali sti fucili a pompa che mi rompono le palle. Ecco. Bella, bella, questa mi piace. Beast pistola proprio. Ah, silenziata non l'ho mai vista, però. Guarda che figata, sembra come l'M93 di BMW2. Ci ho fatto pure una nucleare una volta con l'M93, da quanto cazzo era forte. Che palle. Dai, dai, che comunque sono primo. Devo arrivare primo. Occhio, chi l'ha accoppato? Uno qui. What a camper. Mamma mia. Allora, rispondendo a varie domande che mi ponete sempre, magari anche per chi si è iscritto ultimamente, che sensibilità uso? 12-13 con le armi, 14 col cecchino. Per chi non ha Black Ops 2, tranquilli, è bassissima la sensibilità. Cioè, il 12-13 di adesso è come il 10 di una volta. Alle spalle, sei proprio un vigliacco, eh. Mamma. Possibile usare il balistico? Io mi chiedo. Quando poi li trovo online, trovo gente che ha il balistico, mi chiedo. O questi sono dei mostri, o proprio. Guarda, guarda. Sì! What a beast! Sì! Il mostro! Quadfit, voglio fare Quadfit! Oh! No, me l'hanno splittata. Comunque era triple fit, lol.
Occhio, dove sbuca? Ah, ho capito come funziona, cioè basta solo mirare un pelino più avanti, ultime parole famose. Non uccido più nessuno. Vai. Merda. Fai le finte. No! Oh, lanciamissili, no. Per favore, come fai a mettere... Ma dai, guarda come si divertono! Io non l'ho mai usato in vita mia, Cristo, non so buono usarlo. Che palle! Ricompense... Sì, ricompense. Guarda, guarda, non lo so usare! Madonna, mi fa incazzare... Oh, una kill. Questi proprio si divertono! Guardalo come si diverte a farmi esplodere tutto! Che palle! Marco, guarda, sono imbecille! No, li manco da due... Oh, impatto diretto! Vaffanculo, testa di merda! Dove sbucano, dai? Guarda, non lo prendo! Sono troppo scarso. Oh, armi, finalmente. Andatevene a fanculo voi e lanciamissili. E a chi li mette in questa modalità? Dove scappi, eh? Ah, ti piace morire, vedo. E te? Che mi racconti di bello, eh? Vai, vai! Fatemi giocare con le armi, forza, che diaro! Vabbè, sempre alle spalle però, eh! Porca troia, ce ne fosse uno che mi uccide davanti. Boom, morto. Ok. L'ho detto! Vabbè, era al fianco, non era proprio davanti, però. Ma che... Io non capisco perché su questa modalità le armi sono così scarse. Boh. Mi sa che c'è tipo... No, la salute doppia non c'è. No, che è sta pistolona, non l'ho mai usata. Dai, da che distanza colpisce? Vediamo un po'. La mia cavia chi sarà? Mamma mia, è orripilante st'arma! Guarda che schifo! No, 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 non ci riesco, non ce la posso fare. Mettono ste armi che sono improponibili proprio. Vabbè. Oh, una kill l'ho fatta, sono pure stato promosso, vai. Dai, mi rubi i nemici, poi c'è quello dietro. La sua di pistola però non spara a colpi normali, cioè, non ha sparato... Cioè... Prima che uccido uno così divento vecchio. Oddio, la killcam! No, è orribile. Fa schifo, dai. Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere. Attenzione, Zamp con l'emblema di Batman orripilante. Spara tre colpi dalla distanza, non ci prende un colpo. Colpo finale. Che merda, ma uccide con un colpo? Devastante, solo che c'è una gittata orribile, vabbè. 28-16, quella di prima è andata meglio. Comunque, niente, spero che questo live commentary vi sia piaciuto. Me l'avete chiesto voi, in fin dei conti. Quindi, io solito lasciare un bel mi piace, un commento se non avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale. E vediamo se riusciamo a raggiungere i 1500 likes per averne uno subito su Età della Pietra. Io adesso devo andarmene, noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella.